Buonasera a tutti. In questo video volevo fare una domanda. Ma se il Corano dice che il più grande profeta è Gesù, il profeta nato dallo Spirito lo definisce, perché sappiamo che la sua nascita è una nascita di per sé miracolosa, ovvero nessun uomo è mai nato così da una donna vergine pura. È santa, eletta da Dio tra tutte le donne del mondo, come dice il Corano nella Sura 3, versetto 42, e dal soffio di un angelo, è questo quello che dice l'esegesi coranica tradizionale. Ora, perché i musulmani continuano a dire che il profeta Maometto, Muhammad, è il più grande dei profeti, è l'ultimo e il più grande? In realtà è solo uno dei profeti, il più grande dei profeti, erede di Mosè, è proprio Gesù Cristo. La prova è data innanzitutto da quanto il Corano menzioni Mosè. Mosè, sappiamo che nella Bibbia, in Deuteronomio 18, versetti 15-19, fa una precisa profezia su un profeta pari a lui che sarebbe sorto in seno al popolo di Israele. Ora, sappiamo che il profeta Muhammad, il profeta Maometto, non viene dal popolo di Israele, quindi quella profezia non si può riferire al profeta Maometto, ma si riferisce a Gesù Cristo. Poi sappiamo anche che Mosè parlò direttamente con Dio, come dice la Sura 19, Mariam, versetto 52, lo chiamammo dalla parte destra del monte, lo facemmo avvicinare in confidenza, quindi si riferisce a Mosè. E nella Sura 4, versetto 164, che cosa dice sempre in riferimento a Mosè? Ci sono messaggeri di cui ti abbiamo narrato e altri di cui non abbiamo fatto menzione. Allah parlò direttamente a Mosè, quindi Dio ha parlato direttamente a Mosè e lo stesso ha fatto con Gesù, rivelandogli il Vangelo secondo il Corano, Sura 5, versetto 46. Quindi, in poche parole, fa capire che Gesù è il diretto erede di Mosè, come era anche secondo le scritture ebraiche, secondo la Torah, e come viene confermato nel Vangelo. Quindi, mentre il profeta Muhammad, il profeta Maometto, ha comunicato non direttamente con Dio, ma attraverso l'intermediazione di un angelo, come è stato per tanti altri profeti. Addirittura si dice che non abbia mai visto l'arcangelo Gabriele se non due volte in tutta la sua vita. Quindi, come fate a dire che è più grande? Il Corano dice il contrario. Se noi prendiamo la Sura 2, versetto 253, è ancora più chiaro. Tra i messaggeri, a taluni abbiamo dato eccellenza sugli altri, e quel riferimento può essere a Mosè e Gesù. A qualcuno Dio ha parlato, quindi a chi ha parlato? Ha parlato a Mosè e ha parlato a Gesù, e altri li ha elevati a gradi superiori. Poi fa una menzione specifica di Gesù. A Gesù, figlio di Maria, abbiamo dato prove chiare, l'abbiamo coadiuvato con lo Spirito puro. Quindi, qua il Corano è chiaro, non lascia adito a dubbi. Profeta Muhammad era un uomo giusto, uno dei profeti, ma ripeto, ce ne sono stati tanti, ma il più grande dei profeti, se ci riferiamo all'Antico Testamento, è Mosè. Se ci riferiamo alla profezia di Mosè sul profeta che doveva venire pari a lui, è, secondo il Corano, nato dal soffio dello Spirito, quindi nessun uomo è nato così, è da una vergine pura ed eletta tra le donne del mondo. Perché sappiamo che Maria era vergine e rimase vergine. Questo è quello che ci dice il cristianesimo, cioè la Bibbia, che il Corano conferma, Sura 3,42. Quindi il Corano ci dice questo e dobbiamo credere quello che ci dice. Se dite che il profeta Muhammad è più grande, il sigillo dei profeti, il più grande dei profeti, vi sbagliate, era un uomo devoto, questo sì, ma il più grande dei profeti, l'erede di Mosè è Gesù Cristo. Con questo è tutto, vi saluto.